come spiegare la pressione che ci ha fatto da alcuni sui ministeri, purché passi qualche cosa che in realtà va a molto danno della cittadinanza dell'ambiente. Ogni volta che c'è un atto che comporta sia ambiente che attività produttive, quindi il Ministero dello Sviluppo Economico, l'ambiente si oppone. È successo tante volte dal decreto del fare in poi, l'abbiamo visto dal decreto competitività di luglio di quest'anno, poi guarda caso tutte queste cose ci capitano o vicino ad agosto o vicino a Natale, in modo che nessuno ne sappia un beato accidente di niente e non si possa neanche creare una corretta mobilitazione della cittadinanza, perché l'informazione proprio non passa, passa tutt'altro, e queste cose che sono importantissime per il territorio, per le persone che ci vivono, non arrivano assolutamente. Quindi abbiamo visto come il deputato Abrignani abbia, faccio nome che ce la nascondiamo, come abbia tanto insistito sul far passare un emendamento a favore di quello che vi state ritrovando qui vicino a casa. Che cosa abbiamo pensato di fare noi come 5 Stelle, come ragazzi della Commissione Ambiente? Abbiamo intanto depositato una proposta di legge che impedisca la costruzione di impianti di questo tipo e altri di impianti come gli inceneritori nelle zone che hanno coltivazioni DOP e IGT. Questo perché se si va a fare una legge un po' più ampia per dire non si costruisce più questo, non si costruisce più niente, non vediamo nemmeno ascoltati, quindi iniziamo dalle cose piccole e mettiamo dei paletti sulle cose piccole, iniziamo almeno così. È abbastanza chiaro che l'intervento all'interno del Parlamento non funziona se non c'è una parte esterna che spinge verso una politica di buona gestione della cosa pubblica, e questo l'abbiamo visto sul decreto del fare a luglio del 2013, quando si parlava di modifiche delle fatte insieme ai comitati territoriali. Abbiamo fatto un'azione di pressione noi all'interno in commissione, passandoci anche le notti, e da fuori nei confronti della politica. Si è creata questa pressione e alla fine il Ministero dello Sviluppo Economico ha dovuto cedere sulla questione delle bonifiche. Abbiamo riportato un minimo di decenza in quello che si stava andando a distruggere sulla questione delle bonifiche territoriali. Però questo vi dico, succede quando c'è un'azione interna e un'azione esterna. Perché un'opposizione come la nostra riesce ad agire, però sono determinate circostanze. Purtroppo, e mi duole anche dirlo, quando c'era il governo Letta, c'era più dialogo da parte del governo stesso, c'era maggior ascolto sia nei confronti dell'opposizione sia nei confronti della cittadinanza. In questo momento c'è un muro completo nei confronti di chiunque. Cioè io vado avanti come governo per decretazione d'urgenza. L'urgenza non c'è nulla se non quello di abbattere l'ambiente, e faccio quello che pare. Chiunque si stia lamentando si ritroverà magari in tasco, perché non puoi fare quella manifestazione politica, non puoi fare quella manifestazione sportiva, non puoi fare questo, non ti puoi lamentare. È una cosa che sto notando quest'estate, ho voluto fare un giro da queste parti. Sono stata ospite di alcuni consiglieri comunali nostri, mi hanno portato un giro, mi hanno raccontato quelle che sono le situazioni locali. C'è una costante desertificazione del territorio e questa cosa avviene nel momento in cui ti tolgono i servizi pubblici locali, ti tolgono i trasporti, ti tolgono gli ospedali, ti tolgono tutti i servizi essenziali di quali tu hai bisogno, man mano tu prendi e te ne vai in modo tale che nessuno poi si possa più lamentare di ciò che sta succedendo su quel territorio. È uno svuotamento completo fatto apposta perché io possa sfruttare energeticamente il territorio. Ce ne siamo accorti anche nella costruzione di una legge per i piccoli borghi. Sono i borghi, sono quei paesi, quelle cittadine che variano dai 3.000 ai 5.000 abitanti. Abbiamo voluto dare questo contributo e ne abbiamo costruito anche una noi. E lo scorso sabato, non c'era oltre, c'è stata un bel convegno in cui abbiamo interpellato moltissime associazioni che ci hanno dato degli spunti, che ci hanno dato anche una forza di spirito, diciamo. Nel testo modificato, perché quando ci sono molte proposte di legge in commissione, si arriva ad un testo modificato di tutte le proposte, ci siamo ritrovati con un paio di articoli saltati fuori dal nulla. Questi due articoli dicono, bene, io creo una forza
parlo di valorizzazione, in realtà uso questo termine, ma ritorna ad altro significato. Per me significa mettere il cuore in qualche cosa e renderlo fruibile per l'occhio di tutti, renderlo fruibile per la vita di tutti. Allora, qui c'è una contrapposizione di visione delle cose, monetizzare contro il vivere con qualche cosa. Allora, abbiamo avuto la promessa da parte dei deputati della maggioranza in Commissione Ambiente perché questi due articoli spariscano dal testo unificato. Lo vedremo purtroppo a gennaio, ne avremmo dovuto discutere in questi giorni in aula, ma i lavori purtroppo per decretazione di urgenza le proposte di legge vengono rimandate. Come dite, rimandato anche il collegato ambientale. Nel collegato ambientale siamo usciti a fare alcuni paletti. E il collegato ambientale è un testo che va in netta contrapposizione con lo sblocca Italia che ci troviamo adesso tra le mani. No. E noi si lavora così, cerchi di mettere il buono che hai delle tue proposte, magari non anche accettate e così via, e poi tenere in mano che è decisamente contrario, ti distrugge tutto il lavoro che stai facendo. Quindi nel decreto dello sblocco Italia si parlava appunto della questione delle rivelazioni. Per contrastare ci siamo inventati un'azione che arriva dall'esterno.
corretta dell'elenco oppure dell'elenco booleano, quello è il mantenere. C'è questa azione di contrasto, che non so se è una cosa che si dica anche voi da queste parti, probabilmente sì. No. No? Quadro che non è vero, mi scuso per non essere assolutamente territoriale in questo, ma è perché di tendenza dal piccolo, io riesco a comprendere cosa succede nel piccolo di un territorio quando riesco a comprendere cosa succede anche negli altri territori, quindi tendo a generalizzare una questione per poi farla comprendere meglio, perché prima o poi arriverà anche qui qualche cosa, prima o poi arriverà anche da un'altra parte, cioè il punto di atteggiamento. Bisogna fare molto attenzione. Quello che vorremmo fare, è un periodo che ci stiamo lavorando, siamo anche competenti, è quello di fare una rete che sia utile, in modo che le persone all'esterno del Parlamento possano avere voce all'interno del Parlamento su tutte le decisioni che riguardano. Quindi il nostro buon Samuele Sigone ci ha contato con una parte di questa rete, con questa geotermia, e vorremmo riuscire ad arrivare ad andare ancora avanti su questo, in modo da coinvolgere tutto il territorio, anche dei nostri attivisti, perché possano collaborare con tutti i comitati locali. Questo è quanto. A livello parlamentare stiamo anche depositando un testo di legge sulla questione della qualità delle acque, che il decreto legislativo 31 2001 è un po' vetusto e vorrei cercare di modificarlo, magari per spingere anche al rispetto di quelle che sono le leggi scritte. Questo è quanto riposta, ma scusate, quindi se dovrebbero